Ringrazio il sindaco e il presidente che ci ha salutato, sapevo che aveva un altro impegno, ce l'aveva detto, l'ho ringraziato molto per essere riuscito a passare a stare con noi questa parte della mattinata. Sono molto contento di registrare ancora una volta questa sintonia con le autorità locali che da sempre ha accompagnato la vita della scuola, ma che trovo particolarmente intensa in questi anni che ho visto più da vicino. Grazie quindi a voi e dunque finalmente inizia l'anno accademico 2014-2015 con l'augurio di buon lavoro a tutti quanti noi. In particolare vorrei iniziarlo con una stretta di mano al vice direttore Andrea Giardina, ai presidi Ambrosio e Ciliberto, al prorettore Citroni e una stretta di mano solo virtuale in questo caso a tutti i colleghi, allievi e al personale tecnico amministrativo. Come tradizione, come avete intuito dall'annuncio, oggi ha ora luogo il simposio annuale, un'iniziativa che è partita con il direttore Settis per completare la giornata dell'avvio dell'anno accademico. Darò subito la parola per il primo intervento, poi come sapete il simposio continua nel pomeriggio. In coda al primo intervento di questa mattina avete l'occasione di sentire Stefano Pezzato, responsabile dell'area artistica e conservatore del Centro Luigi Pecci, ma soprattutto dal nostro punto di vista, Stefano, curatore della rinnovata arte contemporanea al Palazzo della Carovana. Stefano Pezzato vi presenterà questa mostra e sarà disponibile per una visita guidata. Dico rinnovata perché si è chiuso il primo biennio dell'accordo tra la scuola e il Centro Pecci e come previsto oggi presentiamo il nuovo allestimento. E con noi Elena Pecci, in rappresentanza del Consiglio Direttivo del Centro, e la salutiamo. Sono molto felice di questa partnership tra la scuola e il Centro. Questo cambio di immagine ha contribuito ad alleggerire l'atmosfera di questo palazzo e a togliere quello strato un po' polveroso presente nell'immaginario collettivo sulla scuola normale. Serviremo poi la colazione nella sala degli stemmi, colazione come sempre rigorosamente preparata dal nostro servizio ristorazione che si meriterebbe un'ovazione, ma non è questo il momento di farla, li ringrazieremo anche in privato, sono eccezionali. Nella sala stemmi troverete invece la configurazione voluta dal direttore Gentile, arricchita dalle nuove opere che il Polo Museale Fiorentino ha concesso e che furono presentate mirabilmente da Cristina Accidini il 18 ottobre 2012. Dottoressa Accidini, che ringrazio, sarà di nuovo con noi oggi pomeriggio perché è una delle relatrici al simposio. Infine, non dimenticate il concerto inaugurale della 48esima stagione concertistica organizzata dalla Scuola Normale, assieme alla Fondazione Pisa, alla Fondazione Teatro e con il contributo dell'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore per la direzione artistica del maestro Jeffrey Swan, che oggi è con noi e che ringrazio per il suo lavoro prezioso e apprezzato dalla città. Bene, do la parola al professor Vincenzo Barone, che ringrazio per l'organizzazione del simposio annuale, e al professor Massimo Zanna, che terrà la relazione inaugurale.